morti per coronavirus in regione sono in tutto 30, 8 in più rispetto a ieri, 104 le persone in ospedale, ma i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 10, crescita infrenata rispetto agli ultimi giorni. Il primo cittadino di Pavia di Udine solleva il problema. I sindaci non vengono avvertiti dei casi positivi nei loro comuni e così non possono aiutarli né avvertire chi è venuto a contatto. Borrelli risolve il nodo dati sensibili con un sollecito a tutte le regioni. Il laboratorio di Trieste non riesce a gestire in tempi brevi le quantità di campioni da analizzare. Un telespettatore ci ha segnalato di non aver ricevuto ancora l'esito dopo una settimana dall'esame. Ne parleremo con il dottor Zalucar, medico e consigliere regionale. Problemi logistici, sicurezza difficile da garantire, paura del contagio. Il settore dell'autotrasporto soffre in regione tra tratte rischiose da coprire e autisti fermi per lo stop di diverse attività produttive. Vanno conclusi in questa stagione anche Champions ed Europa League. Se cesserà l'emergenza coronavirus, slittano all'estate del 2021 gli europei. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura il bilancio, i numeri odierni per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in regione. Il numero più pesante riguarda i decessi, che arrivano a quota 30, più 8 rispetto a ieri. Cresce anche il numero di contagiati e cresce così a macchia di leopardo, si allarga in molti comuni del nostro territorio, anche se cresce meno rispetto agli altri giorni, perché i contagiati ufficiali di oggi, i positivi di oggi, sono 10 rispetto a 10 in più rispetto a quelli di ieri. Il servizio di apertura di Francesca Santoro. Decessi contagiati da coronavirus in aumento nella nostra regione, con casi che si registrano a macchia di leopardo sul territorio. Salgono infatti con oggi a quota 30 le vittime in Friuli Venezia Giulia. I morti, 8 in più di ieri, avevano tutti pluripatologie. Tra questi c'è un 84enne di Monfalcone e un ospite della casa di riposo Rovere Bianchi di Mortegliano. In questa struttura risultano quindi complessivamente 7 le vittime del Covid-19. I casi di positività in regione sono invece 394, con 28 pazienti curati nei reparti di terapia intensiva, di cui 5 provenienti dalla Lombardia. Questo è il bilancio tracciato dalla regione attraverso il vice governatore Riccardo Riccardi, impegnato a seguire la gestione dell'emergenza dalla sede della Protezione Civile di Palmanova. I tamponi effettuati complessivamente dal sistema sanitario regionale sono stati 5.220, i ricoverati sono 104, mentre le persone in isolamento domiciliare 222. Di fatto il virus si sta espandendo in ordine sparso sul territorio regionale. Oggi sono stati segnalati 4 casi a Gemona, 3 a Pavia di Udine, altrettanti a Osoppo e Premariacco, un caso ad Artegna, a Sappada e a Marano Lagunare. A proposito dei 3 casi a Pavia di Udine, il sindaco Beppino Govetto ha sollevato quello che è un problema per i sindaci, ovvero ha detto di aver appreso in paese la positività di 3 persone nel comune di Pavia di Udine e di non aver avuto nessuna comunicazione ufficiale. Quindi ha chiesto in qualche modo maggiore collaborazione, maggiore sinergia tra le istituzioni. Sentiamo. Ci sono notizie di 3 contagi in pratica, anche se noi non abbiamo, io come sindaco purtroppo non ho comunicazioni ufficiali, no? Per cui qua ci si arrangia un po' come si può, facendo leva un po' sui rapporti, per fortuna molto forti, no? Con i nostri cittadini, con i quali ci scambiamo le informazioni e le notizie, però sono notizie, ripeto, che ci arrivano in forma ufficiosa, no? E quindi questo ci crea qualche problema, nel senso che non sappiamo noi, dico noi come amministrazione, come sindaco, come assessori, come consiglieri, non sappiamo come aiutare queste persone che magari gradirebbero anche, no? Un minimo di vicinanza, un minimo di attenzione, voglio dire, questo è un po' quello che ci rammarica. Naturalmente io mi sono messo in contatto anche ieri con gli uffici della prefettura per cercare di capire come possiamo fare, e loro ci hanno detto: aspettate un attimo che stiamo cercando di ovviare, di risolvere questo problema. Se ci fosse una comunicazione ufficiale no, riguardo alle persone che hanno purtroppo no, avuto il contagio, con le quali magari anche una telefonata, anche un minimo di vicinanza e un minimo di sostegno potrebbe essere importante, così come
magari ci sono anche le persone che, avendo avuto contatto con queste persone, no? E quindi dovendo stare in quarantena, magari no? Anche queste hanno bisogno di di essere aiutate in questo, perché magari poi magari non lo sanno, magari no, ci sono ancora dei casi di persone che non hanno capito, non hanno percepito anche la gravità del momento e magari pensano che tutto sommato per andare a prendere il pane possono farlo, voglio dire, mentre invece se uno ha avuto un contatto con una persona positiva, è chiaro, dovrebbe stare in quarantena chiuso, quindi capisce, cioè potremmo muoverci in maniera diversa senza correre il rischio di creare come dire, quel clima, no? Di sospetto, quel clima di così un po' di terrore che non giova naturalmente, no? E al problema sollevato da Beppino Gobbetto c'è una risposta che arriva da Borrelli, il capo della Protezione Civile Nazionale, infatti, con un sollecito formale inviato a tutti i presidenti di regione, ha chiesto che sia consentita la comunicazione dei dati personali a tutta una serie di soggetti, da quelli sanitari, quindi medici di famiglia, distretti, ai appunto sindaci che appunto possono in qualche modo poi dare una mano anche nel contenimento del contagio. E quindi in questo caso la normativa sulla privacy cede rispetto alle esigenze sanitarie pubbliche. Andiamo ad affrontare ora un altro problema. Parte tutto da una segnalazione che ci è arrivata in redazione questi giorni di una persona che sostiene di aver fatto il tampone per il coronavirus circa una settimana fa e di non aver ancora avuto l'esito. Ne parliamo e siamo collegati, diamo anche buonasera e lo ringraziamo per essere con noi, con Walter Zalucar. Buonasera, dottore. Sì, Medico buonasera, che, grazie a voi. buonasera. Medico che per decenni ha guidato tra l'altro anche il pronto soccorso di Trieste e che ora fa il consigliere regionale tra le fila del gruppo misto, lei proprio nei giorni scorsi ha sollevato questo problema della criticità del numero dei tamponi rispetto alle persone preposte ad analizzarli. Ci spiega un pochino meglio? Sì, volentieri. Ho sollevato il problema perché c'è una discrepanza tra il numero di tamponi che viene effettuato e la capacità del laboratorio dell'area vasta triestina, che quindi comprende anche Gorizia e Monfalcone, a analizzare, esaminare questi tamponi e quindi a dare il referto. È un problema, grosso perché in questo momento, anzi ieri, c'erano 600, 500-600 tamponi che erano ancora ad esaminare. Questo significa che i dati che sono stati, per esempio, riferiti ieri in conferenza stampa riguardo al numero di positivi, cioè di persone infette, si riferisce non già al giorno prima, ma ad alcuni giorni prima, 3-4 giorni prima. E questo è un problema, perché non è solo un problema di comunicazione, ma è un problema di strategia per affrontare il virus, per affrontare l'epidemia. Ormai tutti hanno detto che questa epidemia è un po' uno stato di guerra e nella guerra la cosa principale all'inizio è la ricognizione, l'intelligence per sapere quanto è pericoloso il nemico. Il laboratorio proprio di virologia che individua il numero di persone infette, che individua dove sono gli infetti e quindi svolge un ruolo fondamentale, come il ricognitore che fa le fotografie delle prime linee nemiche. È ovvio che la fotografia deve arrivare al comando in tempo reale, sicuramente non dopo 5 giorni dall'inizio dell'attacco. Ecco quindi che abbiamo questa discrepanza, per cui ovviamente non mi sono limitata a segnalarla perché non ho nessuna intenzione di fare polemiche proprio in questo periodo, ma per dare dei suggerimenti che ho ovviamente dettagliato. I suggerimenti sono innanzitutto dare dei criteri di priorità, ovvero se il laboratorio non riesce a fare tutto in tempo reale,
si fissino i criteri di quali tamponi fare prima, quali tamponi fare successivamente. E poi c'è la necessità di riconvertire le risorse esistenti per aumentare la capacità del laboratorio di analizzare i tamponi. Quindi queste sono, direi, le cose principali. Anche perché per una persona poi che attende l'esito del tampone è anche giusto averlo prima possibile, no? Cioè è chiaro che chi ha fatto il tampone è già in isolamento, però sapere di essere positivi o negativi, insomma, ti cambia la vita. No, è molto importante sia per la persona che è stata infettata e che sta male, quindi la persona che ha già la malattia in atto, quindi ha dei segni clinici, ma è anche molto importante per i tamponi fatti al personale di assistenza, perché l'altra settimana sono stati fatti tamponi anche a medici e infermieri che non avevano i sintomi ma hanno avuto contatto con gli infettati. E questi continuano a lavorare per parecchi giorni e magari dopo 3, 4, 5 giorni vengono a sapere di essere positivi e quindi allontanati dal lavoro. Scusi, Zaluca, le faccio un'ultima domanda. Negli ultimi giorni Zaia nel vicino Veneto ha detto tamponi per tutti, tamponi sulle strade, tamponi a migliaia. Questo vuol dire che nella nostra regione questo tipo di progetto non saremmo in grado di sostenerlo per quelli che sono i numeri al momento dei tamponi in attesa. No, in questo momento sicuramente no, perché non siamo neanche in grado di fare quelli attuali. Però è evidente che qualora la soluzione Zaia fosse considerata quella ottimale, ci si dovrebbe mettere in condizione di farlo. Quindi riallocare risorse e fare una pianificazione per raggiungere questo risultato. Perfetto, chiarissimo. La ringraziamo di essere stato con noi e di averci spiegato questo aspetto che in realtà ancora non avevamo approfondito bene. Grazie, buona serata. Buonasera. Arrivederci. Andiamo ora a quelli che sono i dati nazionali di oggi per quanto riguarda sempre i contagi e i numeri del coronavirus. Sentiamo la conferenza stampa di poco fa di Borrelli. Partiamo dal dato delle persone guarite. Oggi registriamo 192 persone guarite in più, che porta a 2.941 le persone guarite. Per quanto riguarda le persone attualmente positive, registriamo un incremento di 2.989. Il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi è di 11.108 e le persone che sono in terapia intensiva 2.060, sempre il 10% del totale. Questa sera registriamo purtroppo ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia ad opera della centrale remota di soccorso sanitario, la CROSS. Il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50, con un numero di 3 in più rispetto a ieri. Parliamo ora del nuovo modello di autocertificazione che potete trovare online sul sito del Ministero dell'Interno. È un nuovo modello perché? Perché è presente una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non essere praticamente in quarantena, cioè di non essere risultato positivo al virus. Il nuovo modello, tra l'altro, prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Così il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.
E a proposito di autocertificazioni, evidentemente non giuste o non effettuate per i giusti motivi, nella giornata di ieri a Tricesimo, Martignacco, Maiano e Povoletto, i carabinieri del Nord e delle stazioni appunto di Tricesimo, Remanzacco, Maiano e Martignacco hanno denunciato 17 persone che sono state sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, in violazione alle prescrizioni previste dal decreto di contenimento per il coronavirus. Due di queste 17 persone, entrambi cittadini extracomunitari, sono stati denunciati anche perché trovati in possesso di hashish. E poi a Udine, Martignacco e Fagagna i carabinieri hanno denunciato a piede libero altre 5 persone perché sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, sempre in violazione alle prescrizioni previste dal decreto dell'11 marzo. Parliamo ora di una categoria particolare, di una categoria che sta soffrendo. Parliamo di autotrasporto e autotrasportatori che si trovano in difficoltà anche nella nostra regione, tra difficoltà logistiche, la paura del contagio e anche la mancanza di lavoro. Il servizio di Angela Caino. Stiamo lavorando in condizioni al limite del disumano. Così Stefano Adami, della Confartigianato Trasporti del Friuli Venezia Giulia, descrive la situazione in cui si trovano centinaia di autotrasportatori della nostra regione impegnati a far viaggiare le merci ai tempi del coronavirus. Il reperimento di una mascherina è la prima difficoltà, comune a molti in questo periodo, di un lungo percorso a ostacoli. Ogni realtà produttiva, ogni fabbrica, ha un proprio disciplinare di sicurezza per le operazioni di ingresso e carico-scarico delle merci, racconta Adami. Non tutti ti consentono di scendere dal mezzo, non si può accedere alle aree ristoro per un caffè e per chi deve compiere viaggi lunghi, con i bar chiusi, rimangono solo gli autogrill, dove inevitabilmente c'è la coda e i tempi di lavoro si allungano. E alle difficoltà logistiche si aggiungono quelle emotive dettate dalla paura del contagio. C'è chi inizia a non voler più effettuare dei viaggi di carico e scarico merci nelle aree più colpite di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, racconta il rappresentante di Confartigianato Trasporti. E se da un lato ci sono aziende di autotrasporto che cominciano ad avere difficoltà a coprire queste tratte, dall'altro ci sono autisti fermi, senza lavoro, perché attività importanti hanno già fermato la produzione. Niente rifornimenti di materie prime, quindi, né consegna dei prodotti finiti. Senza lavoro, senza reddito, sottolinea Stefano Adami, preoccupato per il futuro delle tante partite IVA che anche in questo settore, nel settore dell'autotrasporto, soffrono forse più degli altri gli effetti economici del coronavirus. E per venire incontro alle possibili criticità nel trasporto delle merci alla luce delle paure degli spedizionieri, il vicepresidente di Udine Mercati, Giuseppe Pavan, lancia la soluzione dell'intervento della protezione civile quale sostituto degli autotrasportatori. Vediamo. C'è da dire una cosa, che le aziende di autotrasportatori non tutte sono in linea con questo provvedimento, perché già da oggi abbiamo delle notizie che tanti autisti non vogliono partire, quindi c'è anche questa problematica qua da valutare. Fino adesso non abbiamo avuto problemi in quello che riguarda il rifornimento delle merci e stiamo anche valutando di fare dei servizi con la protezione civile, se servirà, a mandare a casa a chi ha bisogno, aiutare, lo facciamo comunque sempre, ma a maggior ragione rinforzeremo quello che sarà il servizio per gli abitanti, per gli anziani e per quelli che hanno bisogno siamo a disposizione. Commento da imprenditore sul pacchetto delle misure varato ieri dal governo. Come categoria vi ritenete soddisfatti di questi primi interventi o serve quel qualcosa in più? C'è ancora molta confusione. Si parla di finanziamenti che vengono fermati da parte delle banche, però tutti gli associati vedo che vanno nelle filiali e ancora le filiali non hanno è preso in considerazione perché non hanno avuto evidentemente la legge in mano, ma come devono muoversi. Speriamo che siano sensibili assolutamente a questi interventi tutti quanti, tutte le parti. So che la Regione si sta adoperando molto, i vari assessorati, ma anche il Presidente Fedriga si sta adoperando molto e lo ringrazio a nome della categoria, ma a nome di tutti quelli che come me
ogni mattina e ogni giorno lavorano in queste situazioni molto critiche. Speriamo che vengano subito attuate queste forme, perché specialmente i pubblici esercizi, i ristoratori, ma anche la nostra categoria tra poco avrà delle problematiche non solo di liquidità ma anche di organizzazione e altre problematiche che seguono. Per il momento teniamo duro e diamo quello che possiamo, come dicevo prima, diamo il nostro servizio non solo alla città di Udine ma a tutta la regione. Spostiamoci ora sui confini, tra l'altro zona che ha creato qualche problema negli scorsi giorni agli autotrasportatori. Ci spostiamo lì perché 100 militari dell'esercito italiano sono stati assegnati alla provincia di Trieste per il controllo della fascia confinaria per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. E quanto è stato comunicato oggi da parte del Ministero dell'Interno al prefetto di Trieste Valenti, che ha immediatamente convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato ai rappresentanti dell'esercito italiano e della Polizia di Frontiera di Udine, al fine di dare disposizioni necessarie sull'impiego dei militari. Nel corso della riunione di comitato presieduta dal prefetto è stato deciso un forte rafforzamento dei servizi di contrasto all'immigrazione clandestina con un capillare controllo dei confini attraverso appositi servizi coordinati. Un'aliquota dei militari assegnati sarà inoltre impiegata per un'intensificazione dei controlli alle persone in relazione al rispetto delle limitazioni alla circolazione imposte dall'emergenza epidemiologica Covid-19. E ora veniamo alla giunta comunale di Udine, giunta comunale che ha disposto intanto la sanificazione di strade, piazze e marciapiedi della città, un'operazione che dovrebbe iniziare venerdì e che costerà per un importo complessivo di 40.000 euro, ma oltre a questo in giunta comunale si sono prese altre decisioni che riguardano il futuro, i parchi, quando magari potremo ricominciare ad andarci. Infatti è stato approvato il progetto che renderà il Parco del Cormor l'area verde attrezzata più grande d'Italia. Sono previsti nuovi chioschi, il rifacimento del parcheggio, ma anche la possibilità di godere della vista panoramica della torre. L'esecutivo Fontanini inoltre comprerà 8 auto elettriche con le necessarie colonnine per la ricarica per i servizi sociali. Vediamo. Fare del Parco del Cormor la più vasta area verde del nord Italia. Questo è l'obiettivo che la Giunta Fontanini intende raggiungere attraverso i lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone del chiosco, dei parcheggi, dell'ingresso e dell'area 20, su progetto dell'architetto Roberto Pirzio Biroli. Con uno stanziamento di 700.000 euro sarà realizzato un parcheggio da 173 posti auto e sarà rifatto completamente il chiosco esistente, attraverso la costruzione di una fontana e di 2 manufatti a ridosso della torre con larghe vetrate, in modo da permettere una vista panoramica. Sarà riqualificato anche l'ultimo tratto della stessa torre, che sarà accessibile ai visitatori per godere di una vista sull'intero parco. Sono previsti anche nuovi percorsi e piantumazioni. L'esecutivo comunale ha anche dato l'ok ai lavori per rendere accessibili ai disabili altre 12 fermate del trasporto pubblico locale, distribuite in varie strade e piazze della città, in aggiunta alle 59 che già lo sono. Gli interventi, che costeranno complessivamente 200.000 euro, permetteranno ai ipovedenti disabili di poter beneficiare dei bus, attraverso l'adeguamento delle piattaforme e la sistemazione delle pensiline. La Giunta ha poi approvato una delibera per l'installazione di 6 colonnine elettriche per altrettante vetture che saranno acquistate per gli assistenti sociali comunali. L'operazione, che sarà concretizzata a novembre, costerà 450.000 euro. E ora un flash sulle altre notizie principali di oggi per quanto riguarda la cronaca con Francesca Santoro. Ha rubato un paio di cuffie Bluetooth per smartphone del valore di 40 euro e per fuggire ha spintonato un addetto alla sicurezza. È accaduto al supermercato Pan Panorama di Udine verso le 20 di ieri, poco prima dell'ora di chiusura. La sezione operativa dei carabinieri sta portando avanti le indagini per rapina impropria, visto che lo sconosciuto ha usato violenza contro il vigilante. I militari dell'arma stanno anche visionando le telecamere a circuito chiuso del negozio per risalire all'identità del ladro, che è riuscito a dileguarsi.
Il mondo dei donatori di sangue piange Gianni Mucin, figura storica della FIDS, venuto a mancare dopo una lunga malattia, resa ancora più dolorosa dalla perdita precoce della figlia. Per 8 anni è stato vicepresidente vicario del sodalizio durante i 2 mandati della presidente Nadia Chan, tra fine anni 90 e primi 2000. Fondatore della sezione della vecchia azienda di trasporto pubblico ATM, che contava numerosi donatori, è entrato a far parte del consiglio provinciale dell'associazione nel 1981, in rappresentanza delle sezioni aziendali, e vi è rimasto sino al 2005. Il presidente Roberto Flora lo ricorda come puntuale e rigoroso, attento a seguire la vita associativa, sempre presente, vicino ai donatori in ogni circostanza. Furto nel santuario di Sant'Antonio da Padova di Gemona. I ladri hanno rubato nelle cassette delle elemosine. Secondo il responsabile del luogo sacro, che si è accorto dell'ammanco, sono state sottratte alcune centinaia di euro. Il frate ha denunciato il furto ai carabinieri della stazione di Gemona, che indagano per identificare i responsabili. Veniamo ora al calcio. È arrivata oggi l'ufficialità, la decisione ufficiale della UEFA, quella di rimandare al prossimo anno l'Europeo, che si sarebbe dovuto giocare quest'estate, per dare la possibilità alle federazioni di concludere i campionati e per dare anche la possibilità di portare a termine Coppa UEFA e Champions League. Ci racconta tutto nel prossimo servizio. Lorenzo Pausa. La soluzione tanto attesa ora è ufficiale. L'UEFA rinvia gli europei all'estate 2021 per agevolare la regolare conclusione dei campionati e delle coppe in corso. Questo è quanto emerso dal vertice svoltosi in mattinata con i rappresentanti delle 55 federazioni nazionali, con il duplice obiettivo di disputare tutte le partite ancora in calendario e di portare a termine la stagione entro la data del 30 giugno o al massimo nella prima metà di luglio, concedendo in tal caso una deroga alle scadenze dei contratti. Il via a quello che ora è diventato Euro 2021 è fissato per l'11 giugno a Roma, mentre la finale si svolgerà l'11 luglio a Londra. Stesse date di inizio e fine anche per la Coppa America, adeguatasi perfettamente alla decisione dell'UEFA. L'imprevedibilità dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus non permette ancora di individuare invece delle date certe per la ripresa dei campionati, cosicché l'assemblea odierna si è limitata a stabilire un ampio range dal 14 aprile al 13 giugno. Per le coppe, le date individuate per il nuovo via sono il 30 aprile per l'Europa League e il 5 maggio per la Champions, con le 2 finali fissate rispettivamente per il 24 e il 27 giugno. Massima soddisfazione non poteva essere altrimenti tra i vertici di Lega Serie A, che ora possono coltivare in maniera più concreta la speranza di disputare entro i termini previsti le ultime 12 giornate più recuperi mancanti, lasciando vincolate unicamente al virus l'eventualità di congelamento dell'attuale classifica, di play-off e play-out o di termine della stagione dopo l'estate. Nel frattempo in Brasile Artur Zico è stato sottoposto a tampone con esito negativo dopo la positività al virus del tecnico del Flamengo Jesus. In Spagna il Valencia tocca la cifra record del 35% di positivi tra giocatori e staff, tutti asintomatici. Infine in Germania si registra il secondo contagio in Bundesliga, questa volta all'Hertha Berlino. E c'è un nuovo caso positivo anche per quanto riguarda la Serie A, in particolare la Juventus. Lo leggiamo direttamente dal sito ufficiale della società, che l'ha comunicato pochi minuti fa. Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Covid-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico. E ora veniamo ai giocatori bianconeri. Lo sapete, sono anche loro tutti isolati nelle proprie abitazioni e abbiamo un po' cercato di capire che cosa fanno, come passano queste giornate. Vediamo il video che ci ha inviato Juan Musso. Come stai vivendo questo momento? Con calma, a casa. Guardando la TV, i film, giocando con il cane, niente, tranquillo a casa, passando il tempo e tenendoci anche in forma. Come ti stai tenendo in forma in questo periodo? Stiamo facendo gli esercizi che ci mandano dalla società, tutti i prof che ci mandano ogni giorno i video, e mi accompagna anche la mia fidanzata.
Cosa ti piace fare in questi giorni a casa nel tempo libero? Mi piace guardare la TV, guardare i film, faccio anche correre il cane qua dentro, così si stanca anche lui. E niente, cucinare e aiutare un po' nelle cose della casa. Come vi tenete in contatto con i compagni? Abbiamo un gruppo di WhatsApp su cui parliamo e niente, ci sentiamo lì e anche mandiamo qualche video e ci divertiamo un po'. Che messaggio vuoi mandare ai tifosi? Calma, questo è un momento che passerà e torneremo alla normalità, a giocare nel nostro campo e a dare tutto come lo abbiamo fatto sempre e faremo di solito. Andiamo a leggere anche il messaggio che il presidente regionale della FIGC ha scritto a tutte le società dilettantistiche della regione, ferme, lo sapete, tutte per lo stesso motivo. Ha scritto: la Lega Nazionale Dilettanti è fin dal primo giorno vicina a tutte le società al fine di tutelarne i diritti, consapevole del danno anche economico che le stesse stanno subendo. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, conscio del grande valore umano ed etico delle proprie società, fa appello alle stesse affinché continuino ad affrontare con il giusto spirito questa emergenza, stando vicino a chiunque in prima persona la sta affrontando. Negli ultimi anni, in particolare, un particolare significato ha avuto il nostro percorso di collaborazione con l'Associazione Friulana Donatori del Sangue, e quindi ha detto: oggi più che mai c'è bisogno che ognuno di noi partecipi a questa gara di solidarietà. Tutti insieme, ha concluso, ce la faremo, in attesa di rivederci presto sui nostri amati campi da calcio. Allora sarà più bello guardare avanti e tra un calcio ad un pallone ed un abbraccio poter dire di aver messo alle spalle questo triste momento. Il messaggio questo appunto di Hermes Canciani, presidente del Comitato regionale della FIGC. Siamo in chiusura, vi ricordo che tutti gli aggiornamenti e poi le ultime notizie le potrete trovare all'interno del nostro prossimo telegiornale in diretta a partire dalle 22:30, la nostra edizione della notte. E nel salutarvi vi lascio alla nostra rubrica Corona Home TV. Il video che ci stanno arrivando in questi giorni parlano anche di attività ginnica da svolgere in casa ed è di questo che parliamo. Grazie per averci seguito, buona serata. Semplice circuito per le gambe da poter fare a casa. Gambe divaricate alla larghezza del bacino. Piego le ginocchia al peso sui talloni. Distendo, fletto, distendo. 40 volte per scaldarsi e preparare la muscolatura. Terminato questo movimento, vado agli affondi frontali, alternando gamba destra e gamba sinistra, facendo attenzione a far cadere il ginocchio perpendicolare al tallone. Terminato, chi vuole una sfida in più può fare un affondo e portare avanti il ginocchio tenendo l'addome contratto e forte, sempre a 20 ripetizioni per gamba. Affondi laterali, alternando gamba destra e gamba sinistra. Divarica il più possibile le gambe. E per concludere, piedi paralleli, ginocchio sinistro piegato, distendo la gamba destra, avvicino e distendo il più possibile, allontanando i piedi più che posso l'uno dall'altro. Il ginocchio rimane sempre piegato. 20 ripetizioni per gamba. Questo circuito potete ripeterlo 3 o 4 volte.